io oggi sono stata molto apprezzata da Roberto per il mio look, soprattutto per il mio tubino, che fa sua moglie, vabbè, adesso lo posso dire. Ha detto che finalmente Finalmente sono vestita elegante. decentemente. Io invece ti Peccato il apprezzo corpo, comunque, con dicevo. qualsiasi Hai abito. capito, Francesca? Francesca e Roberto, oggi un argomento di cui non si è veramente mai parlato, mai, Mai, assolutamente mai. un inedito: Belen e la sua gravidanza. E vabbè, tesoro santo, tutti hanno sperato di mettere incinta Belen e è arrivato Stefano De Martino che ha fregato tutti quanti. Quando si dice la fortuna, A proposito di Stefano De Martino, ma ancora una volta, quindi non era corona, quindi gatta ci covava anche a suo tempo, perché lei si improvvisa, si può dire improvvisa, stilista? Sì, è una grande stilista, Grande è di stilista. grandissimo talento. Fa un po' fatica a vestirsi perché il corpo, come Farfalle? nel caso Abiti di Alba, è farfalle, no? quello che è, non si può neanche pretendere, però debutta appunto a pittimmagine con una linea e Ecco, ma vedremo quello che dimmi sarà. una cosa, ma chi ha scelto? Chi ha scelto? Chi ha scelto per testimonial della sua linea d'abbigliamento? Ha scelto, ma non ha scelto, è stato scelto per caso, ma credo con un sorteggio a fasciati gli occhi, Stefano De Martino. D'altra parte, col corpo che parla, che che si ritrova, il casualità. suo giovane corpo Ma sarà quindi sono. inguainato da abiti da uomo disegnati da Ma Belen. quindi sono un'associazione a delinquere vera e propria, quindi non era colpa di Corona, la vera banditona era lei. Dunque, ti spiego, loro hanno un pesante mutuo da pagare, cioè voglio dire, se tu disegnassi una linea da uomo, io ti consiglierei di prendere tuo figlio Francesco, che anche lui ha un corpo che Sì, è parla, un un grande giovane vedere, un bel corpo, ragazzo. un bel fiulet, Sì, sì, come si sì. dice a Milano, un bel figliolo, e avresti preso lui, in modo che quei bei 50.000 euro gli entrano in tasca anche sta stagione. Sai che mi hai fatto? Buttali via! Scusate, adesso io vi lascio a Maria Sì? Teresa Ruta e alle chiacchiere della giornata perché vado a casa a fare un brand con mio figlio, vi Va dispiace? No, vai, ricordati che i pantaloni hanno due gambe, eh? Non fare la terza che sarebbe mal Ma interpretata. insomma, mi raccomando, tienimi informata, eh! Corri da Francesco, andiamo! La luna si resta con te e balla il twist contando le stelle nel cielo. Ma la stella più bella non è il cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella più bella Se non non la c'è togliete io continuo a ballare, eh? Tutto il tempo! A Saint-Tropez! Allora cerchiamo di tuffarci, almeno per un'oretta, in un mondo da sogno. Il mondo dei VIP che si divertono. Come si saranno divertiti nell'anno passato? Roberto Alessi! Antonio Palmentieri e la sua Kick Press! Silvia Abate! Evviva l'anno delle bionde, la nostra fantastica Francesca Lovatelli Caetani! Ciao Francesca! Ma vorrei Bella, far bella, notare bella, il particolare bella, bella, bella. delle calze di Maria Teresa, dette modello Arrapao. Questo mi giunge nuovissimo, Bellissimo, è molto sexy. Un applauso per Va Maria bene, Teresa. sono Grazie. Ma è Hai una andata fantasia. l'ultima. Cominciamo con la nostra Silvia, che secondo me è volata fino a Miami. Volano tutti fino a Miami, come se fosse a Casalpusterlengo. Cioè, uno dice, cosa prende? Ho preso l'aereo per Bari, ho preso l'aereo per Lamezia Terme, per andare dai parenti, sono andata a Catania. Al massimo, proprio il nostro viaggio. Lei no, Miami. Direttrice di Web Spot Magazine, ne sai qualcosa in più, Era Francesca? con un amico speciale, diciamo, non ancora fidanzato, però è in trattativa, è in aspettativa, diciamo, si dice così. Va Vediamo, bene. vediamo. Io sono molto famosa, vabbè, famosa un Non parolone. scherzare, dai, basta Conosciuta! scherzare. Basta. Ah, no, al fashion Sono blog. molto conosciuta come fashion blogger. Certo. Come fashion blogger, grazie al mio ufficio stampa che mi sta facendo tanta pubblicità, chiamiamola così, là negli Stati Uniti. Andiamo a vedere chi c'era anche a Miami, la bellissima, perché dobbiamo dare il voto al bikini migliore, naturalmente Silvia è esclusa perché è presente e quindi la voteremo. Bellissima, oh, Aida Jespica.
Ragazzi, che polmoni, eh. Miglior non bikini invernale. Più degradabili, ma è sempre un bel vedere. A me piace, è una brava ragazza. So che Roberto riderà, però io conoscendola ho saputo anche che a lei piace molto pulire la casa. È una grande casalinga. No, è famosa, va ore adesso. Chiede 2 ore in più. 2 euro in più. Però lei ha dichiarato che non ha sposato Gonzalez per soldi, assolutamente. Ma è l'ultimo dei miei pensieri. No, no. Quindi ha fatto un contratto prematrimoniale per cui non prende una cippa lipa, è ovvio che non ha potuto sposare. Scusate, ma io so anche che come regalo di matrimonio lei ha voluto 1 milione di euro su un cosa, voglio dire. Vabbè, ma chi oggi non si sposa non dà 1 milione di euro alla futura moglie? Il minimo sindacale. Il minimo, no? Chi ci manca? Chi ci manca? Che ci mancherebbe, ma lei Minetti, ma eccola qua, dov'era? Però Miami. non c'è ma come lato, Miami anche la, era c'è due sdraio da me, non si vede il lato B della Minetti, era come mai? Era due sdraio da me. Beh, però, cioè, però lei anche è stata poco carina nei suoi confronti, certo, perché ha detto che è stato una schiappa, ha detto che è un flop lui. Beh, c'è un dio. È un flop. Cioè, voglio dire, questo si guadagna. Sessualmente è un flop. È rimasta delusa da Cristiano Ronaldo. E credo che abbia anche ragione. Il bikini invernale che vi è piaciuto di più, Roberto Ressi. Aida forever. Ed è d'accordo anche il mio amico cameraman. Vediamo Antonio invece che allora, cosa dice. L'avete mancata e saltata tra le foto, però va premiata lei. La Galanti. Devo dire. Va bene, perché ha partorito 6 mesi fa ed è bello. Devo ammettere che ha un corpo, niente male. Perfetto. Io la trovo di una bellezza totale. C'è il culino un po' piccolo. Andiamo a vedere la Silvia che vota per Vittoria. Per me la più bella di sempre. Perfetto. E invece per me Aida sempre per il discorso del pulizia, ovviamente. Aspetta, farò vedere. Perfetto. Con la fatica che andiamo fai avanti. A trovare una donna ora e oggi c'hai ragione. Invece vediamo di dare invece i voti al Capodanno, quello dell'anno appena passato, il più esagerato, anche se ormai è un po' lontano del tempo, però lo andiamo a vedere, perché il super biliardario, non so, Abramovic, pare abbia organizzato una mega festa. Lui ha fatto questa festa in un'ex residenza Rockefeller. Mm-hmm. La moglie aspetta il secondo figlio, ha speso un sacco di soldi e ricordiamo che secondo Forbes è al numero 68 nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Pensa alle altre 68 feste cosa non sono state, non bastavano 67, le isole. Però, non 68. Comunque pare abbia fatto un po' una festa stile zar, ecco, insomma. Sì, infatti ha inaugurato questa nuova tendenza, si chiama Island Chic, questo nuovo modo di festeggiare da parte dei magnati russi sulle isole, nelle loro residenze, super chic. Cioè, meno male che non sono russo, così posso rimanere a Gallarate, dai. Però non è finita, perché c'è anche Tamara Eckleton. Tamara Eckleton, ereditiera figlia di Bernie Eckleton, che è finita sui tabloid per aver troppo brindato. In ogni caso questi aver mangiato devono limone, stare un po' attenti a contenersi, perché l'alcolismo è un fenomeno purtroppo di tendenza, soprattutto anche tra i giovanissimi, quindi dovrebbero dare il buon esempio, invece che ridursi in questo stato loro, certo, che sono no, cioè, credo che se però i giovani il cercassero Capodanno il buon esempio in Tamara Eckleston, no, cioè certo, però comunque è un fenomeno purtroppo di tendenza. Allora siamo pronti per votare. Roman Abramovic, il super plurimiliardario con la sua mega festa a St. Bart, oppure la Eccleston che era un po' brilla così, oppure il nostro playboy man che si è sposato a 86 anni con questa bellissima sventola. Votazione, cominciamo. Roberto Alessi. Abramovic. Antonio. Per i 60 anni di differenza voterei lui, il re del playboy. E allora andiamo a vedere Silvia. Da cosa ex coniglietta di playboy anch'io voto playboy con Hugh Hefner, chi meglio di lui, voglio certo dire. Tu l'avresti sposato? A te piace il pensionato, vedi? Beh no, io non ho mai avuto pensionato. Tu l'avresti sposato? No, se no, ti avesse corteggiato? No, no, dai, mai, io quello no, non magari riuscirei. Ma magari è molto simpatico. Beh, ma questa no, è una sorta io di... Io più di te, il toy boy Francesca. No, ma neanche il pensionato. Sì, andiamo a vedere tu, Abramo. Cioè, facciamola alla grande. Abbiamo un pari e patta qua, un pari e patta e io voterei in questo caso per questo 86enne. Che andiamo a vedere che cosa è successo a Belen. Belen ha scritto su Facebook, pare, e forse Francesca può essere in questo caso sul suo sito Webspot Magazine. Yes. Sì, ha scritto: sono in Argentina, quindi insomma i ladri hanno trovato terreno propizio per spaziare tra i soldi, i gioielli e forse anche il filmino hard
che Belen aveva girato insieme a Corona, lo sai, Roberto? Però qualcuno è andato in vacanza portando troppo argent. Ma come si fa a girare con 3 milioni scusami, di euro di gioielli? Vabbè, ma è normale per qualche festa, qualche party. In Uruguay! Francesca! Giustamente, come diceva anche Antonio, pagare una multa perché non avrebbe potuto portare questi soldi in contanti in Uruguay. Appunto, ci sono e delle quindi... leggi per cui tu tanto non puoi portare fuori i soldi. Hanno rubato 25.000 euro e deve pagarne altrettanti come multa. Votate! Anche in Italia, perché pure quelli dell'est, in Italia più di 10.000 euro qui non possono portare. Votate, qual è il pacco secondo voi peggiore che è stato subito dai nostri VIP in questo fine d'anno? Andiamo a scoprire, vincerà l'Apo oppure... Io voto Goga Lapo. Goga Lapo per Alessi, Goga Lapo anche per Antonio, Silvia, Belen, perché ti piace, Goga Lapo ha vinto, è benissimo, che bello. E andiamo avanti, Enrico Mentana ha twittato e la moglie ha ritwittato, raccontatemela questa. A colpi di insulti direi, perché Enrico Mentana ha fatto un augurio ai giovani, al lavoro, al 2013 e la moglie si è scagliata contro di lui dicendo insomma io sono qui a Capodanno da sola con i nostri due figli e tu sei con la premiata ditta Diego Della Valle in company, tutti anziani, vabbè ha usato la parola vecchi e hai lasciato la tua famiglia. Ha usato anche un'altra parola. Sì, avrebbe dovuto smentire. Se questa comunque foto è lo specchio del loro matrimonio, prego la regia di rimandarla in onda. Lei c'è la faccia molto contenta, devo dire che doveva essere... Cioè, neanche Dario Argento, ma lui, non la figlia, è ansia. Purtroppo è finita anche all'ospedale, si è rotta lo sterno, quindi insomma il mistero si infittisce, poverina. Comunque spero che comunque chiariscano, perché ci dispiace non averlo saputo, magari l'avremmo tolto dal gossip, perché a volte ci sono dei momenti delicati nel caso di insultarsi tramite Twitter, che i panni sporchi si lavano invece comunque Grasso anche un po' esagerato dicendo che la Perego è lì perché è solo la moglie di Presta. In realtà non è vero, perché Paola Perego è una grande professionista, non è l'ultima arrivata, quindi non si può puntare il dito contro una donna perché è la moglie di un agente, comunque ha il suo percorso professionale. Poi Aldo Grasso, anche lui è un grande professionista, fa il suo mestiere. La trasmissione ha avuto uno share non alto, fare il mestiere. Quindi lui ha giudicato la qualità secondo il suo punto di vista, che io non approvo, perché a me Paola Perego piace ed è una grande professionista, ripeto. Però lo share ha dato, il pubblico ha dato ragione al programma. Ribadisco, puoi anche dire che non ti è piaciuta una trasmissione, che non ti è piaciuta la conduttrice, fatto così, ma non puoi rinfacciarle la sua vita privata. Ma stranamente io e Roberto siamo sempre d'accordo oggi, come mai? È successo così, è il 2013, il Twitter più terrificante del 2012. Mentana. Perché voglio dire, più poveretto di così non si poteva essere. Presta per Antonio Palmentieri, andiamo a vedere per Mentana, perché i panni sporchi si lavano in famiglia. Assolutamente sì. E Presta, chiocciola Vero TV ufficiale, essendo pari merito devo votare, io sono costretta a votare, vabbè, voto per Presta perché in fondo ogni tanto rispondere ad Alto Grasso così è cortesia. Ecco, qui vedo qui una... questa è la... Questi sono i Twitter, ho trovato l'albero della Canalis. Ma quella è la foto più triste del 2012, perché c'è lei con questa fetta di pizza con un albero. Eccola! Eccola. Andiamo a vedere l'albero della Torrisi, mi dicono che c'è anche l'albero della Torrisi. Torrisi che vuole farsi sposare? Beh, un po' più allegro questo albero. Ah, bello! Per mandare gli auguri all'amici, che cosa ho fatto? Ho messo uno specchio dietro l'albero, mi sono autofotografata nello specchio con il mio albero. Brava Maria Teresa. Va bene, allora abbiamo anche l'albero di Lucio Presta, penso. Ha preso l'albero creativo. La piantina di Bosso e ci ha messo sulle lucine. No, ma comunque questo è un albero di tendenza. Secondo il nuovo concetto del design è un albero veramente di tendenza. No, anche perché questo lo tieni tutto l'anno. Io voto per la ruta. Antonio, la Canalis. Io per solidarietà voto la Canalis. Bravo, fai bene. Sì, io voto per te. Condivido il tuo problema della cantina.
Francesca? Ruta forever. Oh, mamma mia, vi adoro. Ok, caffè pagato, andiamo al bar. Poi dopo ci vediamo anche. Poi dopo ci vediamo naturalmente. Ok, chiocciola, verotv.it. Grazie, Antonio Palmentieri, Roberto Alessi, la nostra fantastica figlia, la nostra Francesca. Vi adoro, grazie. E scusate. Che non riesco più nemmeno a dormire.